Ciao Camel, come la stai? E io come la sto? Qui in Italia non ci annoiamo mai. Ogni anno succede qualcosa. Infatti anche quest'anno una bella crisi di governo. Te do un indizio, eh? Quello che l'ha provocata si chiama Matteo. No, Matteo Salvini, quello è stato 2 anni fa. No, l'altro, come il Vangelo, il secondo Matteo. No, Don Matteo, quella è una serie televisiva. No, Matteo Renzi. Bravo, quello che ha lasciato la politica 4 anni fa. Bravo, quello che voleva abolire il Senato. Infatti mo sta al Senato e non ha lasciato la politica. Bravo, quello che si è fatto il suo partito, Italia Viva l'ha chiamato. Che più che un partito politico sono rimasti talmente in pochi che è diventato un circolo bosciofilo. E infatti Renzi, a sparare le balle, è il numero 1, mannaggia alle pescetti. Dice che l'ha fatto per il bene degli italiani. Ma de che? Egocentrico com'è, l'ha fatto per il bene suo. E infatti, dopo che ha aperto la crisi, stava su tutte le televisioni italiane. Su tutte? Italia 1, Rai 1, La 7, Rai Yo-Yo. Pure sulla trasmissione Malattie Imbarazzanti l'ho trovato. Che poi è l'unica trasmissione in cui ci stava benissimo, eh? Stava dappertutto. A un certo punto ho aperto il forno a microonde e l'ho trovato pure lì dentro. Mi è preso un colpo. Poi mi scappava da andare in bagno. C'avevo paura di trovarlo pure lì dentro. Non sceso a nado, ma la so fatta sotto. Per il bene dell'italiano, che se voleva veramente bene agli italiani, da mo che si era trasferito in Kazakistan. Sì. È riuscito a passare dal 40% di gradimento in pochi anni al 2%. Mi pare evidente che per gli italiani è bene che si torga dalle palle, mannaggia le pescetti, no? Io più conosco il popolo italiano e più penso che è il popolo più bassiente al mondo. Sì, perché c'hanno lo stato più bello del mondo, ma i politici peggiori del mondo, ma non si incazzano mai. Tu pensa che negli ultimi 73 anni ci hanno avuto 65 governi, ci hanno il record del mondo. Ti dico solo che mio padre era boligamo. No boligono, quella è un'altra cosa, no. Boligamo, ci ha avuto 50 mogli. In pratica una moglie ogni anno e mezzo. Solo la politica italiana è più figlia della mia... di mio padre, capito il senso, no? Sì, quasi un governo ogni anno. E infatti i politici italiani sono come mio padre. No, fidela mio, pure quello. Sono poligami. Sì, perché pur di restare governo, cambiano partito così. Una volta stanno in un partito al centro, una volta a sinistra, una volta a destra. Cambiano partiti come le mutande. Però con la poltrona sono monogami. Non li sposti manco con lanciafiamme, oh. Il popolo italiano non si incassa mai, oh. Infatti hanno chiuso ristoranti, teatri, cinema, tutti i posti in aggregazione. C'è solo un posto dove può entrare il pubblico: al teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Oh, all'ingresso ci metteranno Angela da Mondello. Non ce n'è Covid qui dentro. Sì. In tutti i teatri il pubblico non può entrare. All'Ariston, che anche se ci metti un manichino non se ne accorge nessuno, e il pubblico può entrare. Che poi è il pubblico del festival, è quello più in pericolo, eh? Sì, perché c'ha già una grossa patologia. Come quale? Oh! Andasse a vedere dal vivo il Festival di Sanremo! Au, se sei sano, col cazzo che lo va a vedere, Camel! Aspetta, Camel, ti devo lasciare! Da qua vedo il bagno di casa mia, se sta alla tavoletta del bagno! Sì, sento anche una frase! Stai sereno, devo andare! Come che fa? Vado a scaricare lo sciacquone, mannaggia le pescetti!